paura. Il giocatore devi andare. Io non ti lascio indietro, sei matto. Ma non gira il tuo mondo. Arrivano. E dai, vattene. Sono serio? Ho detto di no. Non puoi. Siete matti. Questo vattene non rompere. Mi lascia dal livido. Ehi, ma si muove, aspetta. Ma dove credi di andare? Santo crepuscolo, io me la sveglio. Mancato. Ah, Capri, devo trovare aiuto immediatamente. Però è meglio nascondersi al momento. Ma chi è la fidanza? Non c'è nessuno a casa. Puoi scappare quanto ti pare, ma non nasconderti. Senta, Giulia, ma questo non molla. Codardo, dove sei? Speriamo che non mi veda. Eccoci qua, ora ci divertiamo. Ma dove sono, secondo voi? No, no. Fine dei giochi. Sto per cadere nella mia trappola. Che stai facendo? Smettila. Uffa, ho detto basta. Quanto sono stupido. Wow, ha funzionato davvero, no? Ma lo vuoi mettere? Uffo, e adesso che c'è? È ora di cene dell'agnala! Chester, meglio scappare! Tu non vai da nessuna parte! Ancora tu! È la tua fine! Taglio, taglio, taglio! L'ho circondato! Perché sei così serio? Santa capasanta, li ho battuti! Eccoti qua, sei finita! Il fratello è tartaruga! Devo andarmene subito da qui! Da questa parte! Torna indietro! Ma voi non avete nient'altro di meglio da fare! Non puoi scappare dal tuo destino! Il mio destino è sopravvivere e ci tengo abbastanza! Ah no! Adesso che faccio? Ma è una delle tue stupide trappole! Tutto qui? Meno male, così ho tutto il tempo per... Basta, mostri aiuto! Ehi, ma non siete nocivi? No! Dai, non volevo essere offensivo! Ma cosa fa? Ho un regalo per voi! Ricca, ricca! A voi! Grazie! Qualcuno ha detto caramelle? Wow, che bello! Lo apprezziamo molto, sai! Ehi, ma tu sei Siringion! Cavoli, è tutto il giorno che ti cerco! Cosa, davvero? Sì, ho bisogno del tuo aiuto per... Eccoti qua, codardo! Ehi, ho un piano, ma ho bisogno del tuo aiuto per riuscirci. Tramite operazione possiamo cambiargli il cuore e farglielo tornare buono. Capperi, però dobbiamo muoverci, altrimenti ci distruggerà. Sì, sì, va bene. Bravo, così mi piace. Sto finendo la pazienza. Non potete fermarmi. Ok, le tue ultime preghiere, piccolo mostriciattolo! Senti, non è che ne possiamo parlare! No, poverino! Non voglio andarmene così! Siringion, aiutami! Ecco fatto! Ce ne hai messo di tempo, non c'è però! Di che! Bene, ora vediamo! Forse se faccio queste complicatissime manovre, opla! Ecco il cuore malvagio! Wow, fantastico! Ce l'ho scoperto! Sembra funzionare! Tempo scaduto, Siringion! Addio, marmacchio! Ho finito! Chiudiamo la ferita e ecco fatto! Ah, perché non si sveglia? Qualcuno mi dia una mano, santo cielo! Dico io, no, ho fallito! Io sono un fallimento! Come potevo... Fermi! Addosso! Ora basta! Stiamo tornando normali, è viva! Mi dispiace davvero, piccoletto! Sì, possiamo essere amici ora! Oh, cosa sta uscendo da quella scatola? Una bacchetta magica! Wow, ce l'hai fatta! Hai trovato la bacchetta magica! Dobbiamo averne precise cure! Che sta succedendo? C'è il terremoto! Pensate a me! Colpa mia! E senza occhi? No, io me ne vado! Tu chi sei? Rispondi lesto! Dov'è Siringion? A chi importa di quell'inetto? Inetto? Ma che va dicendo? Voi siete più deboli di me! Ah sì? E voi vediamo! Che cosa mi hai fatto? Aiuto! Oh wow, che soddisfazione! Sciocchi! Tutto qui, infatti, sotto bello! Ora ti faccio vedere io che il debole! Aspetta, pietà, per favore! Lo faccio solo per la mia famiglia! Io ero uno dei professori al Garden of Banban!
Un giorno provai un nuovo esperimento ma andò male. Cercai di ritirare tutto, ma Bambam pensò allora a un destino peggiore invece di liberarli. Iniziò a inseguirmi con un coltello ed io subito scappai via. Ero alla ricerca di un posto sicuro dove nascondermi. A mamma non interessava dei bambini, non gli interessava della loro sicurezza, no! A lui importava esclusivamente del denaro, dopo tutto il duro lavoro fatto per lui. Forse è stato tutto un errore fin dall'inizio, aiuto! Poi d'improvviso... Ehi, c'è qualcuno lì sotto? Devo aiutarla? Aiuto! Sembra una donna, io... non... Ah! Un umano! Ascoltami, Bambam mi ha chiuso qui dentro! Non essendo tu un mostro, lo vedi quello scettro laggiù? Ti prego, prendilo tu! Wow, scintilla! Oh no, le mie piccole! Libertà, piccole, libertà! Quindi che faccio, lo afferro oppure io... Non toccare le cose che non appartengono! Ma dove? Non riesco a muovermi! Ma che diamine succede? su, non pianga, professore! Liberami! Silenzio! Ora tocca a te, diventare un mostro! Mi sento strano! No! Poi mi buttò in una gabbia e mi maltrattò. Era veramente un mostro. Non potevo credere a quel che mi stava succedendo. Era un incubo. Fortunatamente le mie creaturine trovarono la chiave e mi vennero a liberare. Erano piccole ma coraggiose. Cosa avrei fatto senza di loro? Avevano più cura per il prossimo di quanto ne abbia mai avuta io. Ed erano anche carini. Trovarono anche qualcosa in giro, qualcosa che mi donò dei poteri. E condivisi quei poteri con i miei piccoli, in modo tale da poter allargare la mia famiglia. Mai sentito più vivo di così, ed iniziai a convertire tutti quelli che trovavo sul mio cammino, a partire da Ophilla. Poi fu la volta dei fratelli Tamataki, uno a uno caddero tutti sotto il mio impassabile giogo. Persino Navnalina cedette al mio potere. Quella specie di dinosauro di cui ho scordato il nome è anche Bambalina! Il mio era diventato un vero e proprio esercito! La mia famiglia! Ecco tutto! Poverino! Ma è tutta una bugia, noi devi credere! No, è tutto vero invece! Mi fida! Condivida il tuo dolore! Basta così! Finisci, l'ho detto! No! Lasciami, no! Nabda, fermati! Quello che fai non è giusto! Lo faceva solo per difendere i suoi piccoli! Ma che sto dicendo, scemo? Tu non sai nulla, non interferire negli affari miei! Tu non c'eri, non hai parole di diritto qui! Fermati, papà, lui non c'entra niente con questa storia! Voi non capite! Lo stavo facendo solo... Hai finito di causare caos e distruzione in giro! Prendi la tua medicina, Bambam! Wow, ci è mancato poco! Grazie, giocatore! Ci hai salvato! Ehi, fatemi uscire da... Forza! Mi sembra di stare in un film horror! Io non voglio morire! Quel simbolo! Cosa vorrà dire? Dobbiamo scoprire la password! Dannazione! Il tempo sta per finire! E ora chi ci salverà? Forse uno dei miei ovetti potrà aiutarci! No, non va bene! Aspetta un attimo! Ecco qua! Questo fa sicuramente il caso nostro! Si è rotto! Guarda! L'ossigeno è tornato a livelli normali! Siamo vivi! Beh, possiamo dire di essere i migliori membri della nave! Ovviamente! Coco! No! Ophilla! Amica mia! Vendicami! Fammi giustizia! Sei così giovane! Ti posso vendicare anche da vivo, ti prego, non Oddio! Andare! Non tu, ti prego, no! Oh no! È l'impostore! Ciao, Bozzilla! Che è successo? Non fare il finto tonto, sei stato tu! No, è tutto un malinteso! Dillo agli altri! Io sono d'accordo con Bozzilla! Ragazzi, ho delle news per voi!
Lei è l'impastore! Ma cosa? Esatto, come dicevo, ho trovato Monsignor vicino al corpo della vittima! Io... È vero o no? Sappiamo entrambi la verità! No, ragazzi! Andiamo, io ero sua amica! È stato lui, pugnalandola alle spalle! Oh, beh, mi sembra sensato! Dai, ragazzi, vi sto dicendo la verità! State commettendo un errore! Ora basta discutere, votiamo! Forza, votiamo! Fatto! È fatto! Tocca a me? Ok, ecco chi voto. La democrazia farà il suo corso. Ma dov'è? Ah, eccola, io ho votato per lei. Speriamo che gli altri non abbiano votato per me. Ah, davvero? Beh, mi sembra che ci sia una volta. Aspettate, c'è qualcuno che ha votato? Non lo so, ma sembrano entrambi sospetti. Ti prego, non votare me. Le prove sono a discapito di entrambi. Oh, santo cielo! Ti prego, non votare allora, me! Potrei votare lei? Vota lui, vota lui, vota lui! Oh, ok, ho preso la mia decisione! No! Non è giusto! Fantastico! Il male alla fine ha toppato! Ma cosa dici? Ragazzi, non sono l'impostore, ve lo giuro! Dovete credermi! Sono un vostro buono! Ah, oh, santo cielo! Addio! Non sapete cosa state facendo! Ma non era lui! Forza, torniamo al lavoro! Ops! Ah, non posso crederci, ho condannato un innocente! Devo andarmene immediatamente! Com'è potuto succedere? Eppure ero convinta! Cos'era quel rumore? Cavoletti, l'impostore vuole la mia anima! Forse è meglio tenersi occupata. Ah, questo lo sa fare. Basta spostare questo qui e... Ce l'ho fatta! Che brava! Dietro di te! No! Ora che ti ho intrappolato mi costerà ogni momento! Eh? Oh, stiamo scartando? Una riunione? Ehi, ma che succede? Una riunione? Ma io non... C'è qualcosa che non va? Io ero con l'impostore, ma... Fiu, ora sono salva. Va bene, io so chi è l'impostore. E l'impostore è proprio... Ehi, Nop Nop, perché non confessi non è tutto? Come pensate, vi prego, smettate! Ma cosa... Sappiamo tutti che sia tu l'impostore, vedete? Stavo camminando tranquillamente con Jumbo. E poi ho sentito uno strano rumore. Oh cavoli! Eh? Non preoccuparti, bambalina, ci sono io a proteggerti. Che fortuna! Guarda, guarda, quelli sono i cavi che dobbiamo collegare, forza. Inizio andiamo! Io, dai! Basta connettere i cavi e tutto funzionerà come deve. La 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 la. Fatto! Ma quando sono tornata, ho visto Jumbo per terra, ferito! Qualcuno l'aveva colpito! I miei occhi non potevano crederci! Poi Jumbo mi indicò un punto preciso poco prima di passare all'altro mondo. Era il mio migliore amico e volevo giustizia per lui, a qualunque costo. Ehi! Ma cosa? Guarda, io stavo aspettando di beccare l'impostore, anche tu! No, non avvicinarti! Tu sei l'impostore, lo dirò a tutti! Ed è per questo che siamo qui. Dai ragazzi, sono innocente, vi prego, schippiamo la decisione, ok? Non penso che stiamo andando. Forse era la sua ombra? Forse è il momento di votare! Vi prego, abbiate pietà, ragazzi! Io ho già preso la mia decisione! State facendo un errore! Ragazzi, no! Secondo voi ha ragione lei! Io ho votato! È la fine per me! Ecco, lasciamo che la maggioranza decida il suo destino! Oh no, è terribile! Ehi, ma Monsignor non ha votato per me! So che non sei stato tu! Hai fatto la scelta con saggezza, spero che tu possa trovare il vero impostore! Quindi sul serio, non sei tu! Assolutamente no! Oh no, abbiamo sbagliato! Oh no! Abbiamo sbagliato ancora!
Io so come trovare l'impostore. Fate attenzione, il piano è semplice. Ripariamo la nave e andiamo via da qui. Sì, sì, a me piace. Non lo so. E se dovesse apparire dietro di me, non lo vedrei uccidermi. Comunque... Oh. Sono proprio brava. Aio? Eh? Oh no, il mio diamante! Rotto! Come fai ad essere così scema? Eh? È stato l'impostore! Mi ha preso! Amica mia, mi spiace così tanto! Hai visto chi è stato? No, però sono riuscita a strappargli questo. Prendilo! Vendicherò pure te! Ma a chi apparterrà questa? Mi spiace, ma Bambalina è andata. Luigi! Che succede? Tutto bene, ragazzi? Ho trovato Bambalina stecchina come una stracchina. Ops, ho già votato. Ma cosa? Ma perché io? Non ho fatto niente! Ma è il mio sesto senso a dirmi che sei stato tu! Non puoi comportarti così! Sicuramente non con me! Ora so chi è l'impostore! Non sai cosa stai facendo! Devo decidere, ma... non ne sono sicuro! È tutto così, e vai! Non votare, aspetta! Ho capito chi è l'impostore! Ed ora te lo proverò! Allora, chi deve lasciare la nave? Ehi! Chiediamolo allo sceriffo! Dov'è la tua stellina? Allora? Perso qualcosa? Oh no, ragazzi, lo sappiamo con tutti! Inutile vaneggiare, confessa! Ma no, l'ho persa un sacco di tempo fa! Non è vero! Bambalina me l'ha data prima di trapassare! Questa ha è tua! Ha ragione, quella stella è tua! Sta bene, allora abbiamo scoperto! Sapete una cosa? Avete vinto! Lo sapevo, ragazzi! Congratulazioni, siete venuti a capo del mistero! Ho creato io tutti i casini qui dentro! All'inizio ho alterato la password per eliminarvi l'ossigeno! Sarebbe dovuto esplodere quando eravate tutti nelle vicinanze! Ma quando tu Muzzini e quella Umbilla sono accorsi qua ho deciso di nascondermi! Risolta la situazione ho steso Umbilla e poi sono scappato via, dando tutta la colpa a Jet! E nessuno sarebbe stato in grado di scoprirmi! Che faccia che aveva Jester! Poi è stata la volta di Jumbo che ho steso molto velocemente! Quasi non ci credevo manco io! Poi dopo Bambalina trovò il suo corpo piangendo come una sema! E lì Nab Nab si accorse della grata della ventilazione aperta! È andato pure a chiuderla e coincidenza volendo si è gettato addosso qualsiasi accusa. Quando le acque si sono calmate ho deciso di far fuori Bambalina per impedirgli di accusarmi. È stato molto divertente. Facendola fuori mi tiravo fuori da ogni accusa. Pensavo fosse facile come gli altri, ma in realtà era molto forte. Mi ha afferrato con entrambi le mani, quindi ho dovuto usare tutta la mia forza. È riuscita pure a scalciarmi via facendo volare via la mia stellina. Ma non fu un problema perché tanto alla fine vinsi il nostro incredibile scontro. Forse è così che riuscite ad afferrare la mia stellina. Per darla a qualcuno... di cui potersi fidare ciecamente. Forza, ragazzi, possiamo! Non posso fingere, Fuzzi! Beh? Di ciao ciao con la manina! Non ve lo permetterò! Non vincerete mai! Aiuto! Ora basta! Ora te la faccio vedere! Oh no, Bausilia! Ora ci divertiamo! Oh no, mi ha ingannata! Maledetta! Oh, oh no! Finalmente quest'incubo sta per finire! Non me ne andrò da solo, tu verrai con me! Ora avrò la mia vendetta! Santa Capasanta! Qualcuno mi aiuti! Wow, ci è mancato poco!
No, io ho finito fine! Non voglio andarmene, ho cambiato idea, sarò buono! Ma sei troppo serio? Tornerò, è una promessa! Abbiamo vinto, siamo i migliori! Evviva! Vedi, non sono stato io! Mi dispiace tanto, Chester. Forse ti ho giudicato troppo velocemente. Ah, è tutto ok? Nessun rancore, in fondo abbiamo vinto, no? Sì. Ho aspettato così tanto questo giorno. Vorrei dirle quanto l'amo, ma non posso proprio. Siete pronti allora? Sono nato pronto. Forse sai, io non... Io mi oppongo, è rimasto tutto. Oh, cavoli. Ho confessato! Cosa? Ma non scherziamo, per favore! Sta mentendo! Davvero? No, non sono un bugiardo ed ora me lo dimostrerò! La prima volta che vidi Mausilia venni colpito come un fulmine al ciel sereno! Ho speso un sacco di energie per far sì che mi notasse! Ma c'era anche Jester come mio diretto rivale e facemmo di tutto per mettermi i bastoni tra le ruote con lei. Mi ero appena finita di truccare. Sei un mascalzone. Non preoccuparti, ci penso io. Grazie tesoro. Fatto con tanto amore. Ma così ogni volta che Mausilia si trovava in pericolo provavo ad intervenire, ma Jester era sempre lì in agguato. Ma che... mi dispiace, io stavolta ho troppa pipa. Qualcuno mi aiuti. Intervenni subito in aiuto di Mausilia ed indovinate un po', non l'avrebbe mai scoperto. Chester mi rubò i meriti. Gli mentì riguardo all'accaduto e Mausilia ovviamente gli credette. Maledetto Chester. Non erano così che dovevano andare le cose. È ora dello scherzetto. L'ho presa. Ehi, il mio scettro. Ridammelo subito. Mi dispiace, ma ora è mio. Come ose! Mausilia era davvero impuriata e diede la caccia al piccolo dio Billa, ma non ci riuscì e divenne molto molto triste per la cosa e la situazione stava solo per peggiorare. Proprio prima che la bacchetta precipitasse nell'acido, con un balzo riuscì a salvare la situazione. Evviva! Stavo solo quello di detto, care! Grazie, sceriffo. Per te questo ed altro. Grazie. Ho fatto il mio lavoro. Ciao. Alla fine sembrava che l'avessi conquistata e Jester non ne fu alquanto contento. Non voleva darmela vinta. Così modificò delle foto con Photoshop cercando di rovinare la mia reputazione. Mausilia ci rimase male e voleva farle anche credere che lui e Obilla avessero una relazione. Ma in realtà... mi stava ringraziando per avergli portato il suo piccolo. Ma Jester non era ancora contento. Pensate che stavo pure progettando di sposarla, ma non potevo. Perché appena Jester scoprì il mio piano, sostituì l'anello nuziale con uno scorpione. Quando mi porse la scatola con l'anello, non pensavo certo che volesse rovinare la nostra relazione. Approfittando del momento di pisolo di Mausilia, mi avvicinai a lei in maniera discreta, anche se venni scoperto subito. All'inizio sembrava esitante, ma volevo saperne di più. E alla fine decise di... aprire il suo cuore. Ma quando aprì anche la scatola ne uscì un orrendo scorpione. Io non sapevo proprio come scusarmi e mi intimò di andare via e così feci. O almeno fuggessi a strascinarmi nella sala delle torture. Mi legò come un salame frustandomi ripetutamente. Proprio da maleducato. La cosa peggiore di questa situazione è che Chester voleva solo ed esclusivamente la corona. Le cose non potevano andare peggio. E invece sì! Perché Chester liberò dei topi zombie! Ma fortunatamente per me, Nab Nab venne in mio soccorso! Mi liberò
e aggiornò sulla situazione. Le cose erano peggiorate fuori ogni misura. Non potevo lasciarglielo fare. Mi dispiace per tutto quanto. Davvero? È così che sono andate le cose? Non è vero, sta mentendo! E allora, giustiziatelo! Guarda, no, lasciate che mi chiedi! Lasciatemi andare! Forse ha ragione. Fermate questa falsa, io ho visto tutto. Voglio andare a casa! E vi dimostrerò che Jester è un bugiardo! Ecco qua, lui vuole solo la corona. Oddio, tu mi hai mentito. Amore, ascolta, non è non provarci nemmeno, screanzato. Sapete che dico? Nella sala delle torture. Vuoi essere mio marito? Ma tanto tesoro mio. E allora io vi dichiaro marito e moglie. Potete baciarmi. Ora la pagherai per tutti i tuoi crimini. Fratello, ti prego, fermati. Perché fai così? Ah, fai la finta tonta, eh? Oh, principe, sei venuto a salvarmi, sì, che bello! L'abbia. Ehi, perché l'hai fatto? Chissà come fa a camminare senza zampe. No, ferma! Perché fai sempre così? Perché è divertente! Sei cattiva, io con te non ci parlo più! Scemo! Oh, mio povero principe! Prendi, è con te! Mi dispiace per quel che è successo alla principessa! Ecco di qua! Questo lo bevo io! Buonissimo. Oh no, il mio principe, ma che ti ho fatto di male? Mamma! Ora vedrai. Bonsilia, tesoro, che succede? Oh, la mia teiera preferita. Mamma, ma è stato lui, mamma. Cosa? Ma non è vero. Oh, è così? No, mamma. Silenzio, sei in punizione. Mamma, devi credermi. Almeno sempre te, principino. Tu mi fai sentire meglio. Tutto bene? Scusami, ok? No, non sta bene! E tu stammi lontano, non mi fido più di te! Dai, me ne prenderò cura! Ok, però non fargli del... Non fare cosa? Cosa? Vuoi sfidarmi? Certo che no! Scemo! Che stai facendo? Lo sto migliorando! No, ti piace così? Ferma! E lo faccio con gioia! Piccoli miei, è il momento del vostro incoronamento! Oh, evviva, evviva! Oh, viva, che bello, viva. Ora tocca a me! Figliolo, è per te? Ecco qua, ti sta così bene! Cosa? Ma cos'è sto coso? Tutto quello che volevo io era essere amato ed accettato! Ed invece ora io non riesco a pensare ad altro che alla mia vendetta! Prepara! Starete scherzando? La mia corona! La mia corona! Me la pagherete! Non così in fretta! Silenzio, schifoso rarosco! È troppo forte! È il mio turno ora! Prendi questo baruolo! Prendi questo! Sei uno sciocco! Riesco a muovermi! Parisci da qui! Ma che ho perso! Chi ride ora? Guarda che io non mi sono ancora reso! Non potrei mai vincere! Che state facendo? Sono io il vostro re! Andate via! Non toccherai più, Monsilia! Fratellino! No, fermi! Ma perché? Ha ragione! È tutta colpa mia! Oh, non credere! Perché mi hai salvato? Perché avevi ragione. Non mi sono mai meritata questa corona, ma tu, sì. Tieni. Prendi. Grazie! Mi dispiace molto. Se posso che fare bello, qualcosa sono per te... così contento, evviva! Anche io. Ehi, aspetta. Ho una cosa per te. Principe, ecco, principessa, grazie mille! Ti va di giocare assieme? Sì, evviva! Questa è la tua fine! Siamo fratelli, non sei costretto! Non mi interessa! Mi hai rovinato la vita! Quando eravamo piccoli io volevo essere qualcuno! Eppure tutto quel che facevo mi riusciva male! E la cosa era super frustrante, perché tu invece eri bravissimo in tutto! Ero un perdente in confronto a te, che invece riuscivi in tutto! Era come se ti piacesse umiliarmi! Nostro padre era sempre orgoglioso di te, ti dava sempre una stellina dicendoti che saresti stato lo sceriffo più bravo, il migliore di tutti! Mi sentivo così umiliato! Ora di cena, bimbi! Cosa si mangia? Wow, sempre buonissimo! Grazie, mamma! Ed io invece?
Ma non è giusto, non posso mangiarlo. I nostri genitori non mi volevano bene e mi lasciavano affamato. Si sono pure scordati il mio compleanno. C'eri soltanto tu nei loro pensieri. Ti odiavo allora e ti odio più di prima. Ti odio. È tutta colpa tua. Anche se non eri fisicamente lì, sarebbe stato tutto diverso. Ed ora che lo sai, mi vendicherò di te. E sappi che non cambierò idea. È il momento che tu paghi per quel che mi hai fatto. La mia decisione è inamovibile. Se ti faccio fuori, sarò io quello amato. Ehi, torna qui! Fermo! Anch'io voglio essere felice! Aspetta, devi ascoltare la mia versione della storia, ascoltami, ti prego! È vero, ero il preferito della casa, però non mi è mai piaciuto vederti triste. Volevo fossimo amici, ma tu non facevi altro che rifiutarmi. Ci provavo in qualsiasi modo possibile, ma niente da fare. Volevo solo essere un buon fratello per te, e ti volevo bene. La tua felicità è sempre stata la mia, le cose non devono andare così. Silenzio! La mia casa! Io so che menti! E questo cos'è? Stavi dicendo la verità? Oh no, fratellino! Svegliati! Cos'è tutto questo baccano? Una festa? Ti prego, guariscilo! Ok, Ehi, fratellone, ora sto bene! Sei vivo! Oh, mi dispiace tanto! Non preoccuparti, ti perdono! Adoro il lieto figlio!